Il libro consigliato questa settimana da Mediterraneo si intitola La danza dello scorpione ed è pubblicato da Il Sirente. Questo è proprio l'inizio. Eravamo adolescenti. È venuta da me in sala da ballo verso sera. Mi ha detto di essere venuta a mostrarmi uno scorpione che si era appena fatta tatuare proprio dove comincia la colonna vertebrale. A scriverlo è stato un autore palestinese che si chiama Akram Musallam, che ha impastato in questo romanzo molto materiale autobiografico. Sullo sfondo c'è il tormento dei territori palestinesi occupati, dove realtà e immaginazione si susseguono senza soluzione di continuità, cercando di colmare il vuoto lasciato dalla guerra.